quindi vuoi aggiungere qualcosa? No, io appunto, cioè, volevo soltanto riflettere sul fatto che il problema è molto complesso. C'erano alcuni aspetti anche della legge dei DIC che non possiamo ovviamente approfondire, non erano relativi soltanto al discorso delle coppie che come avete diciamo, rappresentato voi, ma c'erano anche degli aspetti un po' più complessi, tipo per esempio c'era un ricordo una parte dove diceva bastava dichiarare la propria convivenza e una persona che veniva dall'estero poteva entrare nel nostro paese, anche quello è un punto dove si potevano sollevare diversi problemi, quindi c'era una problematica molto aperta. Comunque, personalmente io non ho niente ecco, contro, questo lo volevo chiarire, non è un discorso di avversione personale, anzi tutt'altro, e penso che ci sia la necessità in un paese civile di riconoscere le convivenze, anche se sono convivenze anche omosessuali, ovviamente da questo punto di vista credo che una normativa debba essere trovata, e il fatto che in Italia non ci sia una normativa non credo sia un elemento di civiltà. Sì, secondo me il problema è appunto che non ci sono politiche per le famiglie reali, cioè l'Italia, la politica italiana si è sempre riempita la bocca con il tema della famiglia, però siamo l'unico paese che non ha fatto una vera politica per le famiglie. Cioè, appunto dare questo riconoscimento dovrebbe essere una cosa che in più, cioè non in meno. Allora, abbiamo due commenti, Franz di dietro e poi la signora. Grazie. Io, un'opinione mia personale, che insomma, vale quello che vale, ma credo che si parla di distanza della classe politica rispetto... io credo che più che distanza siano posizioni di interesse, nel senso che comunque penso che la maggior parte dei politici, dei gay, non gliene frega più niente, cioè potenzialmente gliene frega di più alla Binetti che comunque li vede come un problema, no? Se dice c'ha gli incubi di notte probabilmente, ma gli altri non gliene frega nulla, nel senso che comunque i gay sono funzionali al fatto che bisogna continuare a vivere l'uguaglianza come un'utopia, cioè se siamo tutti uguali con chi ce la prendiamo, no? E voglio dire, questo governo ce lo dimostra molto bene, nel senso che una componente fortissima del populismo berlusconiano, che però poi ormai così è diventato un elemento portante della politica italiana a tutti i livelli, è il poter puntare il dito contro il diverso, no? E quindi oggi ad esempio vediamo quello che sta succedendo con i clandestini, la questione sicurezza, no? Come poi ci marciano i giornali e quanto cambi poi effettivamente l'atteggiamento delle persone dopo che vengono ogni giorno nutrite di questo astio. Quello che quindi penso che comunque diventi funzionale in certi momenti poter spostare l'attenzione della gente, no? Cioè in momenti in cui effettivamente certi valori decadono, in cui la società dei consumi rende l'individuo più individualista, chiuso in se stesso, più insicuro, logicamente è bene avere l'uomo nero, no? Mi domando se, in certo senso me lo auguro perché vuol dire che si va verso un'evoluzione delle cose, se si alzerà il livello dello scontro perché appunto si andrà verso una pretesa più forte, forse verso una consapevolezza quindi più consistente del movimento gay o di tutte quelle persone che giustamente devono muoversi, che non devono essere solo i gay a favorire questi diritti. Pensi che ci può essere, si può andare contro una situazione in cui il gay è il clandestino di turno e quindi si possa andare incontro a momenti anche di violenza omofobica, come abbiamo visto aumentare anche gli episodi di violenza? Cioè io ho raccolto certi commenti, dicevo, mi ha fatto molto piacere vedere che c'era una certa educazione come vi siete posti nel film, il che logicamente rende più facile seguire, informarsi, eccetera. Però effettivamente è un momento così, la discussione sui gay ancora oggi in Italia è molto una discussione da salotto. Beh, però, soprattutto se pensate la coppia gay è ancora un tabù, perché quando si parla di omosessuali sono sempre rappresentati in un certo modo. E la domanda? C'è questo rischio di righettazione. La domanda dovesse diventare più consistente, no? E quindi ci fosse effettivamente così uno spauracchio per quei politici che invece vogliono mantenere certe differenze.
se hai paura che si, così che la situazione possa diventare anche fisicamente più violenta, che la situazione possa peggiorare. Ma a Roma già ci mettiamo resi conto, cioè i numeri di atti omofobici, di violenza omofobica, cioè è aumentato negli ultimi mesi, anche perché la gente si sente un po' legittimato, perché vabbè, sono due frocce, perché anche gli eterosessuali di sinistra non è che si scandalizzano. Cioè, ho sempre visto come, cioè, l'omofobia è una cosa veramente trasversale, non è mai vista come una cosa da affrontare. Appunto il nostro Parlamento, in Commissione Giustizia, da mesi sta discutendo una legge contro l'omofobia che, ricordiamocelo, l'Unione Europea chiede, e non passa, neanche all'interno della Commissione non ci sarà una votazione, perché la Lega ha detto no, noi non possiamo fare una legge contro l'omofobia perché fa parte del nostro linguaggio elettorale. E questo appunto, perché sarebbero i primi a andare in sì. La signora? A me sembra anche interessante la dichiarazione che ha fatto verso la fine una signora che tu hai ripreso, che era la manifestazione credo in Piazza Navona a favore dei, che ha detto una cosa secondo me importantissima, ha detto ma noi non abbiamo nulla contro la famiglia, non stiamo attentando alla famiglia, chiediamo un'inclusione, un allargamento dei diritti ad altri, no? Credo che questo sia un punto fondamentale. E quello che invece hai ripreso, le interviste che hai fatto, per esempio a Family Day, che dimostravano una paura, no? Verso qualcosa che tu non hai provocato, nel senso tu non chiedevi l'annullamento della famiglia, bensì un allargamento dei diritti ad altri. E questo secondo me rileva una paura molto forte che serpeggia di fronte all'istituzione, la famiglia che sta vacillando al di là dei diritti o meno delle coppie di fatto. E di fronte a una famiglia che non tiene più come istituzione, con grande preoccupazione penso di tutti, ma che è così, è come se si cercasse il colpevole al di fuori anziché analizzare che cosa state accadendo alla famiglia tradizionale che non tiene, con grande preoccupazione nostra, ma è questa, io temo spesso la paura, ma quindi si guarda di fuori il nemico che, e non è quello. Sì, appunto, a noi fa sempre piacere far vedere il film, magari persone che non si sono mai posti la domanda o che forse quando si discuteva dei dico erano contrari, proprio per far capire, no, cosa significa, cioè anche la normalità di una relazione e che non toglie niente agli altri. E che il modello della famiglia tradizionale sia in crisi, sì, sicuramente, però se intendiamo il modello appunto uomo, donna, due figli biondi, quel sistema deve andare in tilt per forza. No? E poi che si lega anche al tuo discorso del tuo film anche sulla violenza della donna all'interno delle famiglie, perché cioè, la gran parte delle donne violentate in Italia non vengono violentate dagli immigrati, ma succedono all'interno della famiglia. E una giornalista dell'Espresso con 5 colleghe ha scritto un libro sulla violenza femminile all'interno delle famiglie e da un paio di anni cerca di pubblicare il libro, però ogni volta che sta per uscire glielo bloccano, anche perché appunto mette in evidenza che il sistema della famiglia come ce la vendono direi è in crisi, non funziona più così. Bene, Piero, se ti posso censurare, cosa che tu odi ovviamente, no, perché abbiamo da farvi votare il film che avete appena visto, ci sono i bigliettini soliti e c'è la premiazione, vogliamo rispettare un po' di tempi, per cui Gustav al solito è a disposizione, tanto parteciperà insieme agli altri registi che vedo sparsi qui in sala. La premiazione, diciamo, ci sarà tra un 10 minuti, sono i 5 film in concorso, appunto, improvvisamente l'anno scorso, Corpo delle Donne, Lost in Election, Alza la Testa e Vota Provenzano, a singolare attenzione, 2 premi, premio del pubblico e premio della giuria tra 10 minuti. Grazie.